Marco. Buongiorno a tutti, oggi è il 30 maggio ed è la prima eh, puntata, diciamo, in questa lunga giornata del, di Call for Brain che inizia oggi con un workshop dedicato in eh, esclusiva alle famiglie e che eh, appunto oggi condurremo direttamente live nel gruppo chiuso di Facebook eh, dedicato al, alle famiglie. Eh, e lo condurremo grazie all'aiuto di Marco Albertazzi di eh, Ottobock Italia. Marco, se ci sei? Si sta, 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 sta per ricollegarsi in, in questo momento. Uh, eccolo che, che ci siamo. Buongiorno. Oh. <ride> Buongiorno Marco, io ti ho presentato brevemente, okay. ma volentieri raccontaci tu, se ci vuoi dire due parole. Appunto, stavo parlando proprio prima di, di iniziare questo live della, della tua professione e di chi è OttoBoc Italia. Ok, allora eh, buongiorno a tutti. Ehm, sì, dopo lo ricondivido, ok. Ehm, io sono Marco Albertazzi, sono un tecnico ortopedico. Ottobook Italia è la sede italiana, sostanzialmente di una multinazionale che è Ottobook, che vende e commercializza prodotti, diciamo così, per l'ortopedia, che vanno dagli ausili alle protesi ai tutori in tutto il mercato italiano. Eh, io, in particolar modo, sono un product specialist, che vuol dire praticamente che faccio assistenza tecnica mh, su tutte le varie ortopedie italiane che esistono. Eh, su dei prodotti leggermente più, magari, innovativi o specifici o high-tech rispetto a quella che è la norma. In particolare, OrtoBook Italia, già da qualche anno, ha creato poi delle ortopedie vere e proprie che lavorano sul paziente, che si chiamano OrtoBook Soluzioni Ortopediche. Eh, ce ne sono ormai una ventina in Italia. Eventualmente sul sito le trovate, se no se volete ve le, le elenco. Poi le facciamo anche dopo, noi. Sì, esatto, per dopo, eventualmente ci ne riparliamo di questa cosa. Però, quelle sono delle vere e proprie ortopedie che lavorano sul paziente okay? e sono specializzate su prodotti ottobook. Ok, oggi allora. per noi era interessante appunto coinvolgere una figura come quella di, di Marco, di Product Specialist e soprattutto focalizzato sull'innovazione sull perché... Uh, proprio sulla, sulla base della richiesta e dei bisogni delle, delle famiglie che in questo periodo appunto, hanno avuto delle difficoltà dettate dalla chiusura di alcune officine uh, per l'emergenza Covid-19, che però adesso sembrano essere rientrate, nel senso che ci diceva anche Marco che ormai da un paio di settimane tutte dovrebbero essere di nuovo uh, operative sì, sì, sì. E, mm. e a regime. Uh, oggi appunto volevamo parlare con Marco di tre argomenti in particolare che interessano appunto uh, le persone e i bambini con paralisi cerebrale infantile. Uh, il primo era tutto il tema della, dei tutori uh, MAFO uh, in stampa 3D. Uh, parleremo anche di un tutore particolare a Fobotter e in ultimo parleremo dell'elettrostimolazione funzionale, qualcosa che è poco diffusa in Italia ma che sappiamo essere presente in uh, molti altri paesi e essere una soluzione uh, possibile per uh, i giovani con paralisi cerebrale infantile. Marco, io Arriva. lascerei a te sì, la, la, la presentazione <ride> e poi ci risentiamo magari a, alla fine di ogni argomento così sentiamo se ci se sono delle domande da parte del, delle famiglie. Ok. Ditemi se. Ancora no. Funziona. Marco, condividi solo la finestra della presentazione. Ok. Non tutto lo Ecco ci siamo, già abbiamo una quindicina di persone collegate con noi. Perfetto, vediamo la tua presentazione. Marco lascia a te. Ok, allora, eh, prima di tutto appunto parliamo del eh, Mafo PFO. Sono ortesi che vengono realizzate con la stampa 3D e quella è la loro particolarità principale. Io ne ho un campione, ovviamente eh, riusciamo a vederlo, diciamo così, eh, solo in questa piccola videocamera, eh, però almeno ho un campione da farvi vedere. Eh, cerco di non entrare troppo in eh, particolari tecnici eh, e cerco di essere il più chiaro possibile poi dopo se sì ci sono ovviamente domande o dubbi, volentierissimo. Allora, innanzitutto la stampa 3D è una tecnologia che, come si sa, sta entrando a pieno regime in tanti settori. Eh, è molto interessante quello che può essere l'evoluzione eh, della stampa 3D nel nostro settore, quindi nella realizzazione eh, di ausili, ortesi e così via. In questo caso ehm, ci sono già varie collaborazioni e così via. Ottobook, dalla casa madre in Germania, ha creato una collaborazione con un'azienda che si chiama Plus Medica OT a maggio 2018, eh, che era un'azienda che aveva iniziato a lavorare con le stampanti 3D, ma poi si è, si è specializzata nel ehm, realizzare prodotti stampa 3D per questo tipo di settore. Okay? Questo è un prodotto che prima di tutto si può trovare solo ed esclusivamente nelle sedi Ottobox Soluzioni Ortopediche. Eh, al momento per garantire una qualità migliore, garantire anche un uh, processo più uh, lineare, i prodotti disponibili con questo tipo di tecnologia sono due, che sono il MAFO e il PFO. Come vedete, ad esempio da questa slide, ci sono stati comunque già degli studi e delle Ehm, Delle esperienze fatte con questo tipo di ortesi, quindi non è, che non è eh, diciamo così una novità totale. Questo è il profilo della, della, di Plus Medico T, quindi la compagnia che è stata appunto eh, ha iniziato la collaborazione con Ottobook. È ovviamente una nuova generazione di ortesi, nel senso che eh, sono ortesi al momento solo di piede e caviglia. Ehm, questo è un mafo. Poi dopo vi farò vedere il PFO solo dalle slide allora eh, le ortesi in generale sono indicate per bambini con paralisi cerebrale infantile o comunque altre patologie che provochino una pronazione una supinazione del piede eh, prima cosa non sono ortesi particolarmente dinamiche eh, per quelle vedremo dopo la Fobotter ma sono ortesi in materiale appunto, termoplastico con una struttura convenzionale che va a correggere principalmente Appunto, una deviazione in varo valgo, in pronazione e supinazione del piede del, del bambino in questo caso. L'ortesi, eh, la plastica con cui viene realizzato normalmente, tutte le ortesi sono in polietilene o polipropilene o eh, diciamo così, leghe o eh, abbinamenti di queste due, eh, di questi due eh, plastiche. Eh, ovviamente sono plastiche queste che non possono essere lavorate tramite stampa 3D, ma vengono uh, lavorate in, tramite termoformature e così via. Quindi in stampa 3D ci sono altri tipi di materiali. Questo è un poliammide per intenderci che viene lavorato per stratificazione. Eh, una tecnica che si chiama SLS, sinterizzazione laser selettiva. Eh, quindi per capire, non è la. la, la la costruzione a filo ma è a strati praticamente. Gli obiettivi eh, di questo tipo di eh, prodotto è ovviamente aumentare la gamma di prodotti che, che si hanno, eh, colmare un gap: nel senso che eh, nelle ortesi su misura, è la prima volta che si parla di ortesi su misura realizzate in stampa 3D in Italia. Ha un valore intorno ai 1.000 euro al pubblico. Okay? Poi esiste in realtà una codifica a meno perché mh, al momento ci interessa particolarmente che entri poi nel, nel mercato. I vantaggi quali sono? Dal punto di vista aziendale eh, sicuramente la qualità e la differenziazione dell'offerta. Dell eh, per quanto riguarda il tecnico sicuramente è una costruzione molto digitalizzata, quindi è molto pulita, non ci sono particolari lavorazioni anche eh, non salubri. Eh, per quanto riguarda lo staff clinico, eh, il vantaggio qual è? che viene studiato insieme comunque, quindi con la famosa equip multidisciplinare di cui tanto si parla, in questo caso può essere effettivamente, eh, può essere effettivamente realizzata. Eh, per quanto riguarda il paziente ci sono poi tutta una serie di vantaggi eh, legati alla tipologia del, eh, del prodotto. E, come vi dicevo, tutte le sedi 8 bocca soluzione ortopediche possono fornire l'ortesi. Eh, questo, ad esempio, è un altro grande vantaggio: viene realizzata in Germania, per cui anche una, tra le varie sedi che abbiamo, anche quelle più piccole, che magari non sono particolarmente dotate di officina ortopedica, così via, in realtà hanno tutti gli strumenti per poter eh, consegnare, provare e applicare questo tipo di, di ortesi. Altro vantaggio, ovviamente una, una struttura di questo tipo realizzata in maniera eh, digitale, quindi con stampa 3D, eh, consente comunque anche per i rinnovi una grande comodità, cioè quella di avere in memoria eh, la, la forma utilizzata per la, nel primo caso e eventualmente si può andare a modificare quella se andava bene o così via. Quindi la memorizzazione digitale dell'ortigio ovviamente è un grande vantaggio. Ok, allora tecnicamente di cosa parliamo? Come dicevo sono due, uno è il MAFO, quindi Motion Ankle Foot Orthosis, e l'altro è il PFO, che è il Plantar Foot Orthosis. Come vedete dalle foto, dalle immagini, eh, ciò che cambia eh, in realtà è eh, l'altezza, diciamo così, dell'ortesi. Dell eh, per quanto riguarda il MAFO va a comprendere anche praticamente i malleoli esterno e interno e invece per quanto riguarda il PFO è più in ortesi plantare okay? ehm, una cosa che, la, che caratterizza questo tipo di prodotti è ad esempio il sistema di chiusura come vedete il closure ring sarebbe la chiusura d'anello ora non so se si riesce a vedere però non ha cinturini non ha eh, nessun tipo di eh, appunto allacciature o cose di questo tipo ma ha una cosiddetta appunto, chiusura d'anello quindi i due pezzi si incastrano fra di loro, quindi questi sono i due pezzi sostanzialmente, io in questo modo lo tolgo e in questo modo lo rimetto. Ok, Il fatto di avere una chiusura d'anello permette che cosa? Eh, ad esempio di eliminare appunto tutti quelli che sono allacciature varie e di avere allo stesso tempo un eh, eh, posizionamento dell'ortesi sempre estremamente corretto, e, eh, allineato allora come vi dicevo eh, il materiale è un materiale termoplastico che si chiama poliamide resistente a differenza di altri nonostante venga appunto, realizzato in stampa 3d al momento della consegna è comunque un materiale che può essere eh, modificato leggermente quindi laddove si si abbiano eh, modifiche da fare per vari motivi perché per le misure non è stato insomma considerato qualcosa eh, si può comunque andare a modificare leggermente la struttura è flessibile adesso anche qui vedete forse più dall'immagine che dalla realtà del campione che ho io come vedete ci sono dei fori eh, nel nella, nella scocca, praticamente. In certi punti dove si vuole che il materiale sia più flessibile. Adesso togliamo l'anello, ad esempio, eh, in questo caso vicino al malleolo, come vedete, per rendere la, questa zona più flessibile si fanno dei fori con un design eh, diverso e più ampi in modo tale che appunto questa zona sia leggermente più flessibile e quindi il malleolo, se si debba da dentro, eh, allargare, si riesca a fare. Altre zone, come può essere l'avampiede, ad esempio, che non deve essere troppo flessibile, è comunque pieno. Quindi ehm, la flessibilità o meno viene gestita eh, con i fori, sostanzialmente, i quali poi aiutano ovviamente la traspirabilità. Un altro grande vantaggio: qual è? È estremamente sottile, cioè è un'ortesi che si infila tranquillamente in una, in una calzatura commerciale eh, il fatto poi di non avere mh, imbottiture di non avere allacciature rende ancora più sottile il, il tutto eh, Ok. Eh, il materiale come abbiamo detto è un materiale che può essere usato eventualmente anche in acqua water resistant ovviamente è acqua dolce nel senso, se si utilizza in acqua salata va sempre sciacquato come ogni prodotto considerato water resistant Ok, ehm, quindi come dicevo, adesso più o meno ve li ho già detti, quindi vari, eh, i vari vantaggi. Eh, il fatto di non avere l'imbottitura in questo caso è una cosa studiata, ovvero eh, la diciamo così eh, peculiarità di questo tipo di ortesi è la presa a misura, nel senso che la presa a misura è fondamentale, deve essere fatta veramente eh, in maniera molto, molto precisa. C'è un corso che facciamo apposta per questo tipo di. Eh, operazioni eh, e viene creato quindi quest in questo ortesi il materiale che è in, certi, in certe zone semiflessibile come dicevo senza imbottitura interna ripeto questo è molto molto importante nella riduzione poi del volume nel senso che appunto si riescono ad utilizzare eh, Calzature in linea di massima eh, commerciali, oltre che eh, una riduzione dell'usura, perché l'imbottitura, come sapete, e le allacciature sono le cose che generalmente tendono appunto a usurarsi eh, più velocemente, e una riduzione anche de de degli odori e di quegli aspetti negativi igienici legati ai materiali appunto da imbottitura. Ok. Allora, i due prodotti che dicevo, quindi MAF e PFO, in base appunto alla loro caratteristica, uno ha delle scocche un po' più alte, l'altro un po' più basse, quando è che devono essere utilizzati? Eh, allora, le applicazioni più frequenti, come dicevo, si sono su paralisi cerebrali infantili, spina bifida, distrofia muscolare e quant'altro, in generale sono ortesi come dicevo, che non sono particolarmente dinamiche, quindi non aiutano particolarmente il passo eh, a restituire energia o uh, cose del genere, ma aiutano principalmente a correggere una pronazione grave eh, o deformazione del piede e caviglia in supinazione, mentre il PFO ovviamente eh, è per lievi o moderate pronazioni e supinazioni, quindi laddove posso... Cercare di correggerlo con un'ortesi che stia praticamente sotto ai malleoli. Ok, questo è il concetto. Adesso qui è già più una cosa un pochino più tecnica, nel senso che eh, viene ovviamente in presa misura, viene eh, bloccata la pronazione e la supinazione. Già sulla presa misura, in base a quello viene creato il design dell'ortesi, che, come vedete, è aperto dietro. Eh, sopra tallone eh, per aprire spazio al, al tendine e viene creata poi una letta in base a se si voglia bloccare la pronazione o la subinazione. Come vedete in questo caso, ad esempio un esempio applicativo, quindi un paziente con eh, nell'arto sinistro una pronazione della caviglia abbastanza eh, importante, come vedete dall'immagine. Dall la prima base metatarsale si trova tipicamente laterale all'asse posteriore, cioè vedete nell'immagine ci sono le freccette rosse, eh, l'avampiede di questo piede sostanzialmente posteriormente si vede che esce dall'asse posteriore invece eh, dell'arto, okay? quindi una pronazione marcata. L'affondo calcaneare è ridotto e il retropiede, quindi eh, vedete dal tallone, sostanzialmente si trova in valgo. Okay? Eh, e ruota verso l'interno il tallone mentre l'avampiede ruota verso l'esterno. Viene realizzato in questo caso, vista la pronazione abbastanza grave, un in min next mafo e come vedete in questo modo il piede è allineato all'asse del calcagno. Eh, la posizione del retropiede viene allineata e corretta e eh, almeno appunto in fase statica come vedete eh, viene corretto perfettamente e con volumi estremamente, estremamente ridotti. Allora, questa era una paziente eh, a cui abbiamo applicato questo tipo di ortesi in Italia. Come vedete, prima ci sono delle immagini del prima e dopo, quindi senza ortesi, anche questo, due, eh, una grave pronazione bilaterale in questo caso. È un'applicazione eh, dell'ortesi MAFO sia a destra che a sinistra. Ok, questo è in vista frontale. Stesso discorso, anche qui ripeto: come potete notare, estremo, il bassissimo ingombro, il bassissimo volume che vanno a creare questo tipo di artesi. Ora, se la tecnologia ci aiuta e i video funzionano, vi faccio vedere anche i video: perfetto. È ovvio che quello che vi dicevo prima, sul cammino in sé per sé. Mh, magari non va a influire troppo, nel senso che, ripeto, è un'ortesi di correzione più che altro statica, non restituisce energia, quindi non rende il cammino eh, magari più veloce o così via. Quindi questo è senza ortesi, okay. questo è con le ortesi, come vedete comunque... le caviglie sono nettamente più allineate e soprattutto senza ortesi era costretta ad utilizzare delle calzature che avessero una tomaia anche molto molto alta in questo caso invece riesce ad utilizzare delle calzature che abbiano una tomaia abbastanza bassa e siano eh, appunto eh, utilizzabili in maniera eh, accettata anche positivamente da, 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 da chi le porta ok vediamo un altro Okay. ok, quindi i possibili design di ortesi come questa possono essere, ripeto, vari. Lo, è una scelta che si lascia diciamo così, al tecnico che la valuta, che prende le misure insieme al fisioterapista e/o al fisiatra che decide di prescrivere questo tipo di ortesi. Eh, queste sono appunto le varie possibilità anche della chiusura d'anello, che come vedete può avere un supporto laterale, un supporto eh, mediale o nessuno dei due, a seconda di eh, quella che è l'aiuto la, la, eh, che vogliamo dare. Eh, anche questa la procedura ve la faccio vedere più che altro per far vedere la semplicità, quindi non, non più eh, prove, finiture e così via. Si rileva la, le misure eh, correggendo già il piede e la caviglia in questa fase, si crea il modello positivo, mandiamo praticamente il modello positivo da Reggio Emilia, che è la nostra sede principale in Germania, e da lì verrà in 15 giorni lavorativi verrà realizzata l'ortesi definitiva e in una delle nostre sedi arriva poi l'ortesi definitiva e come vi dicevo può essere applicata. Eh, se sono state prese bene le misure è una consegna veramente che dura anche eh, mezz'ora, quindi è una cosa molto 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 eh, veloce. Ora, anche questo non, non è di vostro interesse, magari troppo, però per farvi capire quali sono poi anche le tecnologie che vengono utilizzate, okay? quindi una, una scansione del piede con correzione a seconda di dove si vuole portare il carico, una stilizzazione del positivo eh, in 3D. Eh, arriviamo al discorso preventivazione. Allora, come vi dicevo, di base è un'ortesi che eh, viene preventivata a circa 1050 euro al pubblico come codifica non si riesce diciamo così ad arrivare al momento a quella cifra per cui quella che è stata la, la, al momento la codifica utilizzata in modo da farlo da utilizzarlo eh, senza dover chiedere extratariffari ai pazienti è questa codifica qui vediamo se in futuro riusciremo a ad aggiustare qualcosa o meno, però al momento questa è la codifica che noi consigliamo per questo tipo di ortesi ok? Eh, ovviamente questo, io... Scusa Marco, ti chiedo, sì? ti chiedo già una cosa così mi introduco anche sulle domande mm. che stanno facendo le famiglie. Eh, dicevi valore 1000 euro al pubblico, però attraverso la prescrizione e il nomenclatore si riesce comunque ad assorbire tutto il valore. Per cui il costo alla famiglia è al momento è zero. È zero, quindi si riesce completamente a, a prescrivere. Sì, nel senso che abbiamo deciso di, di abbassare quello che sarebbe il suo valore, non per sminuire il prodotto, ma per renderlo, diciamo così, più fruibile almeno eh, in questo momento in cui stiamo utilizzando questo prodotto da relativamente poco, cioè circa un anno, un anno e mezzo. Bene, su questo ci, ci chiedevano anche dei tempi, tu ne hai parlato, ci hai detto dal momento della presa misure sul Reggio, poi eh, una quindicina di giorni eh, per fornire il... Eh, il una prodotto. quindicina di giorni lavorativi, quindi circa tre settimane considerate. E su questo per chi non è invece in zona Emilia-Romagna, anche solo per allora, dare dei riferimenti, diciamo nord, centro, sud e isole, in modo che... <ride> allora, otto eh, book soluzioni ortopediche. È presente principalmente al Centro Nord, eh, quindi questo prodotto eh, rimane solo ed esclusivamente appunto nelle sedi eh, di Ottobucs Soluzioni Ortopediche. Le potete trovare sul sito, se no brevemente a memoria se volete ve le. Trasmettiamo anche voi dopo, solo sapere che siete, diciamo, da, da Roma in su allora, allora, sostanzialmente siamo a, in Liguria, a Genova. Eh, c'è una sede, siamo a San Giuliano Milanese, a Piacenza a Cremona a Reggio Emilia è la sede diciamo così principale, a Verona Trento, a Trento a Bologna, a Budrio a Cesena, a Ancona Macerata, e Firenze Siena, Arezzo quindi diciamo dalle sede Marche non è che me le dimenticate qualcuna ma direi di averle dette tutte dalle Marche in su <ride> e sì. Marche Toscane Quattro... in su, esatto Perfetto. Se qualcuno dovesse venire da fuori, dall'estero o da altre regioni, potrebbe venire anche presso la vostra sede centrale. Si se riescono sì. a fare le misurazioni in giornata. No, e le, poi... le, misure, le misure in generale si possono fare in ognuna di, delle sedi che vi ho detto. Okay. Okay. Considerate che alcune delle sedi che ho detto eh, sono eh, in realtà mh, dei recapiti, alcune sono più piccole. Quindi, comunque, è sì, sempre no. bene chiamare prima per fissare, fissare l'appuntamento. Eh, però le, le, la presa misura e la consegna si può fare in ognuna delle sedi che ho detto, okay. eh, anche Cesena, mi cioè sa che non l'avevo detto, vabbè, okay. metto adesso. No, ce lo sì. chiedevano perché giustamente magari sono collegati e dall'estero eh? e da altre regioni e sappiamo eh? che poi i tempi si, si, si allungano di, di molto quando uno deve prevedere anche gli spostamenti. Comunque abbiamo detto è prescrivibile, sì. eh, è rimborsabile, può essere sì. realizzato in queste sedi. Qualche domanda sì. anche su eh, età, non ha un'età minima migliore, e un'età massima? No, perché è un'ortesia di misura, quindi viene... È un'ortesi su misura, quindi viene realizzata comunque allora, principalmente sul bambino perché una, è comunque un'ortesi che va a correggere una, una problematica di tipo articolare, cioè va a correggere una eh, eccessiva pronazione o supinazione della caviglia. Eh, in certi casi, sull'adulto, sono delle deviazioni che sono già troppo strutturate per essere corrette, quindi non sono correggibili. Eh, o magari vengono generate delle forze di torsione eh, le quali non sono correggibili con questo tipo di ortesi. Quindi per questo motivo si tende a limitarlo un po' di più sul bambino, ma in generale eh, non ci sono limitazioni di età. Ok. Uh, L'ultima domanda e poi ti, ti lasciamo al resto della presentazione. Abbiamo visto il, il materiale che ci sembra assolutamente flessibile, morbido, quindi i, i timori rispetto all'assenza di rivestimento, no? se pensiamo sì. al piede del bambino. Eh, sì. e sappiamo che i tutori che usano adesso spesso danno origine a vesciche o comunque sì, sì. non vanno mai bene alla prima volta no? e richiedono sì. successivi adattamenti, eh, però mi sembra che questo materiale permetta già di sé appunto di non avere un rivestimento più morbido perché comunque sì, garantisce… Assolutamente, ripeto, ha diciamo così il suo pro e il suo contro il materiale, nel senso che il suo contro è che sicuramente non è un materiale eh, dinamico come può essere il polipropileno o soprattutto la fibra di carbonio, ma allo stesso tempo è un materiale che permette di realizzare delle parti più flessibili all'interno del design che altri materiali, quelli diciamo così, classici, non permettono di fare. Okay. Senti, va benissimo per questa prima parte, lascio a te per continuare la presentazione e poi ci risentiamo dopo con okay, le altre Se ci domande. sono poi domande su questo anche dopo, eh, non è un problema. Ok, ehm, in generale eh, il discorso comunque è che ovviamente noi finora abbiamo parlato di cose principalmente tecniche o comunque applicative e così via, è ovvio che ci deve essere comunque una prescrizione di un fisiatra che conosca il prodotto, siamo eventualmente disponibilissimi se dovesse esserci un fisiatra che non, che non conosce il prodotto ma eh, è interessato a conoscerlo, siamo disponibilissimi a farglielo conoscere eh, e il terapista che deve eseguire poi magari il trattamento fisioterapico e così via. Ok, eh, perfetto adesso arriviamo al secondo diciamo così eh, ortesi eh, particolare sostanzialmente che va un po' al di fuori dei canoni standard che eh, ci sono che è questa faccio vedere il campione prima di tutto allora eh, è un ortesi leggerissima ok. Allora, il nome si chiama Afobotter okay, è il nome commerciale che gli è stato dato sostanzialmente Afo è la sigla universale per i gamba piede eh, sta per Ankle Foot Orthosis quindi un'ortesi gamba piede fatta con un componente piede e un eh, componente gamba Botter è il nome di Roberto Botter, cioè un tecnico ortopedico nostro collega che ha, diciamo così, eh, inventato, eh, ideato questo tipo di ortesi già qualche anno fa. È eh, un'ortesi in questo caso cambiamo proprio, diciamo così, settore, cioè mentre prima parlavamo di un'ortesi specifica per la, la correzione in pronospinazione del, della caviglia, questa è un'ortesi che fa della dinamicità eh, la sua caratteristica principale. Quindi come vedete dall'immagine, è un po' come che vi, il campione che vi ho fatto vedere io, eh, è Nortezi che è realizzata prima cosa in fibra di carbonio, eh, qui lo chiama fibre composite perché ehm, in generale la fibra di carbonio si divide in varie, in varie categorie anche per la tecnica di realizzazione, eh, senza tediarvi particolarmente, questa è una fibra che si chiama preimpregnata, pre-preg praticamente. Eh, è una fibra di carbonio che viene lavorata mh, in autoclave, ad esempio, per la realizzazione del, degli scafi delle navi o altre, altri utilizzi del genere. Mm, è estremamente, estremamente leggera. Tra le fibre di carbonio esistenti, come tecnica realizzativa, è quella che consente la realizzazione eh, con minor peso in assoluto. Perché? È un carbonio che è già impregnato al suo interno di, una, di resina e c'è quindi la, la, la giusta ed esatta quantità di resina necessaria per eh, solidificare praticamente il, eh, il carbonio con la resina. Quindi eh, è un'ortesi su misura anche, questi, anche questa, prima cosa fondamentale. È realizzata in tutte le sue parti, ripeto, in su misura e in modo tale da essere deformata sotto carico, conservando però la flessibilità e la resistenza necessarie. Eh, questo è, come vedete nell'immagine: la Fobotter. Eh, ovviamente, mh, cosa cambia poi tra uno e l'altro? È eh? che, ripeto, viene realizzato su misura, quindi può cambiare. In alcune delle sue parti, ad esempio, non so, le sponde della scarpetta, se si vogliono fare più flessibili o meno flessibili, l'avampiede più flessibile o meno flessibile, la barra che vedete dietro più o meno rigida, eh, la presa di polpaccio, anche questa, che possa essere, possa mh, generare una forza più in estensione o in flessione. Cioè ci sono poi tutta una serie di caratteristiche che, vanno a, mh, che devono essere decise in fase di progettazione eh, per andare a non creare ovviamente un prodotto uniforme per chiunque, eh, ma è veramente un prodotto su misura. Il piede viene comunque controllato anche in questo caso, quindi il calco, la presa a misura anche in questo caso viene realizzato già in correzione eh, per andare a realizzare una scarpetta di contenzione che sia già cambrata rispetto al tacco della calzatura in uso, quella comunque che si vuole utilizzare, e l'avampiede... Leggermente rivolto verso l'alto, cioè eh, come vedete qui è stato compensato leggermente col sughero, praticamente la cambratura, dopodiché l'avampiede leggermente vira verso l'alto, come nelle, nelle, nelle punte delle calzature. Okay? Posteriormente al talone sale eh, una balestra che è composta da fibre composite, nel senso che è fibra di carbonio e eh, fibre aramidiche. Eh, Sovrapposte con una, una stratificazione ben precisa, il tutore termina poi con questa presa sostanzialmente di polpaccio sotto, che arriva sotto al cavo poplito, che anche qui può essere fatta più o meno alta a seconda del controllo che vogliamo poi avere anche sul, sul ginocchio, ehm, con una valva posteriore anche qui rigida o flessibile. Principalmente, la prima diciamo così, caratterizzazione che viene fatta è. Lo, lo voglio creare per controllare un ginocchio iperesteso, quindi tendo a leggermente, nella figura sono anche troppi, ma si parla comunque tra gli 87 e i 90 gradi, quindi si parla di una regolazione di circa massimo 3 gradi, oppure voglio andare a controllare, che è il caso più, eh, diciamo così, più spesso eh, visto nei casi ad esempio di paralisi cerebrale infantile, eh, quando voglio andare a controllare uno schema in triplice flessione quindi il cosiddetto crouch gate quindi creo un'ortesi un che abbia un angolo invece eh, tra i 91 e i 94 gradi considerate che quest'angolo eh, viene realizzato considerando sempre anche il eh, tacco della calzatura okay? come vedete a seconda dei due modelli mh, Viene realizzata in maniera diversa anche la presa di polpaccio, cioè nel momento in cui ad esempio devo controllare una tendenza alla flessione di ginocchio, di anca e di caviglia, eh, e quindi devo creare una spinta in estensione, la presa di polpaccio sarà un pochino più eh, lunga e tendente verso eh, la zona sotto rotulea, okay? rispetto all'altra all versione che viene fatta, diciamo così, un pochino più minimale. Le indicazioni parali cerebrali infantili, comprese di appunto di plesia e miplesia, ma anche mh, patologia come la cercomaritù ritut, o asina bifida, o uh, anche nell'adulto, questa è un'ortesi un che viene realizzata anche per l'adulto, anche perché, ripeto, è su misura. E, mh, questo tipo di ortesi, considerate che ovviamente, come tutte le ortesi dinamiche, funziona meglio uh, su una patologia... Mh, che abbia una paralisi di tipo flaccido, quindi ad esempio una spina bifida o una sharcomarituta, ad esempio. Perché sulla paralisi flaccida, comunque la dinamicità del carbonio può diciamo così, eh, spingersi al suo limite. Eh, nella pa nelle patologie invece che eh, provocano una paralisi un po' più di tipo ipertonico, spastico, eh, sicuramente eh, ci sono diciamo l'ipertono e la dinamicità del carbonio, che è un pochino. Eh, possono lavorare in maniera eh, contrastata uno con l'altro eh, ma in realtà poi è anche proprio questa flessibilità che non va a rinchiudere un ipertone in una determinata posizione ma permette di eh, poterlo sfruttare poi eh, nel cammino vi faccio vedere qualche video eh, ad esempio magari togliamo l'audio Ecco, quindi questo è un cammino senza ortesi, come vedete. Quindi, una tendenza appunto a questo schema in triplice flessione. Ok, quindi vedete il piede leggermente qui, il ginocchio che tende sempre a essere flesso, l'anca che tende sempre a essere flessa. Eh, piedi leggermente intrarrotati, tutti e due. Questo in vista frontale. L'applicazione, anche in questo caso, come per il mafo che abbiamo visto prima. Eh, questa è una realizzazione con, una, con un materiale che permette di avere veramente dei volumi minimi: nel senso che in questo caso l'imbottitura c'è anche se è minimale, e, ma lo spessore stesso del, del carbonio è veramente, veramente sottile e permette di, eh, di utilizzare anche in questo caso calzature veramente poco ingombranti. Ora, vediamo sul piano laterale che è ancora più. Eh, interessante, come vedete, poi eh, ci sono ovviamente dei casi in cui eh, non necessariamente, anche se è bilaterale, l'arto sinistro ha una condizione eh, dinamica identica a quello destro. Quindi, in questo caso, ad esempio, vedete il ginocchio destro arriva più in il sinistro arriva più in estensione rispetto al destro. In quel caso, quindi andranno fatti due ortesi con un angolo leggerissimamente diverso. Questo è appena messi, diciamo così, le ortesi. Come vedete sono veramente veramente minimali anche come, come ingombri, quindi anche sotto un pantalone, ad esempio, si vedono poco. La calzatura è una calzatura sì da tutore, ma del numero eh, della, della, della bambina. Ok, ehm, allora per capire, adesso, slide sono finite, diciamo così, su questo tipo di ortesi. Per capirci, questa è un'ortesi che è stata studiata per eh, sei anni eh, a Verona presso un'ortopedia che si chiama Professione Ortopedia di Roberto Botter. Con eh, nel senso notevoli investimenti su questo tipo di prodotto, nel senso che eh, riuscire a trovare la stratificazione migliore di queste fibre non è assolutamente una cosa banale, eh, ma è veramente complicato. Eh, realizzare un prodotto che restituisca energia nel cammino, non si spetti e così via. Sono riusciti a realizzare questo prodotto, anche in questo caso si va sulla presa misure, dopodiché, dopo circa in questo, anche in questo caso, 15 giorni lavorativi, c'è il prodotto già finito, okay? quindi non, non c'è bisogno di ulteriori prove o così via. L'imbottitura che si va a mettere è una cosa molto molto semplice, cioè... Se questa è l'ortesi grezza, nel senso che rialza ovviamente, magari viene rivestito, eh, questa è magari l'imbottitura, molto molto semplicemente in fase di finitura si va a inserire l'imbottitura eh, se non ci sono eh, correzioni particolari a livello plantare. Idem... Che però si possono apportare, che anche, no? Anche, eh? Che però si possono apportare eventuali correzioni sull'imbottitura ah, per... Allora... Assolutamente, eh, dirò di più, nel senso che una delle correzioni che viene fatta di solito è ad esempio, in pre, durante la presa misure, l'avampiede si decide se farlo eh, tendente a anche lì pronare o supinare per extrarotare o intrarotare un po' di più durante il cammino, come ad esempio in realtà lascia spazio anche per eventuali correzioni, di, o l'inserimento addirittura di implantare vero e proprio, ok? Eh, quindi comunque mh, la cura poi dell'appoggio del piede è fondamentale, nel senso che ovviamente la dinamicità del tutore senza un corretto appoggio plantare del piede sicuramente non, eh, non, eh, non funziona nel, al suo massimo. Il okay? grande vantaggio è la leggerezza di questo La leggerezza, diciamo, di è la leggerezza sì. e anche la dinamicità, cioè per farvi capire... Eh, questa è la balestra, adesso se riesco a farvi vedere sul tavolo. Sì, Si no. vede? Sì, sì, sì. Ok, questa è la restituzione di energia. Io questo posso tranquillamente fletterlo e lo sto flettendo tanto, più di quanto possa fare un, un paziente eh, su cui ho realizzato un tutorial del genere e come vedete torna sempre in posizione e non perde neanche tanto dinamicità nel tempo. Le alette anche nella zona tibiale, come vedete, si aprono, quindi si inserisce, dopodiché tornano in posizione, quindi anche in questo caso il cinturino in realtà deve solo tenere chiusa questa circonferenza, ma non, non va a creare chissà quale pressione. Okay? Okay, Ider, la manopiede, sono tutte delle parti flessibili, in questo caso però, mentre prima era un materiale plastico e le parti flessibili servivano per scaricare determinate zone, in questo caso è una flessibilità elastica, realizzata con delle fibre composite che restituiscono energia nel cammino. Senti, tanti ci chiedono: uh, va bene per l'attività normale, quindi il bambino che va a scuola, fa le sue attività di vita quotidiana. Per quanto riguarda lo sport, uh, un'ortesi di questo tipo regge l'attività allora, sportiva dinamica che... oppure. Allora, in generale è chiaro che anche a seconda di quello che è l'utilizzo che se ne fa, viene progettato, cioè un conte se mi si dice guarda, eh, l'utilizzo è di appunto 4-5 ore al giorno per andare a scuola, eh, stare a scuola e tornare a casa e basta. Oppure è riuscire anche a fare qualche attività sportiva, è ovvio che più si viene sollecitato. Peggio è diciamo così per la struttura, però comunque è un'ortesi che viene utilizzata tranquillamente anche per fare attività sportive. Ok. Uh, L'ultima domanda sui, sui costi, quindi rispetto sì. anche all'altro, anche qui... Allora, questo ha un costo leggermente maggiore, nel senso che eh, è intorno ai mille, 1.100 euro, se non mi ricordo male, però anche qui esiste una codifica, per cui anche in questo caso è possibile eh, prescriverlo e autorizzarlo ed averlo eh, senza nessun tipo di extratarifario. Qualcuno ci, ci chiede eh, sui, su, su, nelle sedi o nei posti in cui spesso il fisiatra magari non è d'accordo a provare una. Uh, sì. un'innovazione in questo campo. La famiglia può decidere di appoggiarsi a vostri fisiatri, vostri tecnici ortopedici e sviluppare allora, e pagare uh, in bisogna autonomia cap Bisogna capire più che altro il perché il fisiatra non fosse d'accordo, nel senso che se è una presa di posizione anticarbonio, come ogni tanto ci capita, eh, è bene magari provare a sentire forse qualche altra campana. Eh, nel momento in cui invece... Eh, eh, dovesse essere magari un negare questo tipo di dispositivo perché eh, ci sono valide ragioni per certo. evitare, lì sicuramente è bene ascoltarlo. In generale sicuramente ci sono delle strutture dei medici con cui collaboriamo in generale eh, con questo tipo di prodotti, quindi eh, anche questo lo potete trovare in generale in tutte le nostre sedi con, che vi ho elencato prima, questo lo potete trovare anche in altre ortopedie. Eh, in particolare in questo momento eh, direi principalmente l'ortopedia Cris di Torino oltre alle sedi nostre. Okay? ok? In generale, per questo tipo di prodotto, la sua eh, sede di realizzazione e progettazione è quella di Verona. Ok? Eh, quindi, in generale, quella è la sede principale. Comunque, tutte le sedi che vi ho elencato prima sono certificate e in grado di. Realizzare la, 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 il calcolo, la presa misure, e eh, la consegna. Va bene. Va bene, allora io direi che possiamo passare al, al terzo argomento. A okay. te, allora, arriviamo al terzo argomento, una cosa decisamente diversa da quella che abbiamo visto adesso, nel senso che non è un vero e proprio tutore, ma è un sistema di elettrostimolazione funzionale. Allora, cerchiamo di anche qui di non entrare. Troppo troppo nel, nel tecnico. Però, per farvi capire mh, più che altro di cosa si tratta. Ehm, allora, vedrete la sigla FES. FES sta per functional electrical stimulation, cioè è una stimolazione elettrica funzionale, nel senso che non è una stimolazione elettrica diciamo così, in statica, cioè da fermo, eh, non è l'elettrostimolazione da eh, programma TV per eh, migliorare diciamo così, gli addominali, eh, ma è una stimolazione elettrica che lavora durante il cammino, durante il ciclo del passo, per andare a contrarre determinati muscoli eh, nel momento esatto in cui serve che eh, si vengano contratti. Eh, lasciamo stare il video iniziale per farvi capire il concetto qual è. Eh, ci sono due elettrodi eh, posizionati dove ci sono praticamente i quadrati blu. Per capire e due non due elettrodi, scusate, due poli, eh, il polo positivo e il polo negativo. Questi due poli vanno a stimolare elettricamente il tibiale anteriore e i peronei. Tramite la muscolatura e tramite il nervo. Questa cosa è fondamentale ricordarsi che va a stimolare l'innervazione, eh, poi dopo lo, lo, lo vedremo. Questo cosa comporta? Comporta la dorsiflessione del piede, cioè, paziente con piede cadente in generale, eh, con l'elettrostimolazione si attiva la dorsiflessione del piede eh, senza l'ausilio di tutt'oggi cose del genere, ma solamente con questo elettrostimolatore la dorsiflessione del piede viene poi attivata eh, durante il passo. Quindi eh, questa è la cosa poi eh, particolarmente eh, rivoluzionaria. Questo è un, eh, diciamo così, un grafico del ciclo del passo. Vedete, l'arto con quella fascia sotto al ginocchio sarebbe l'arto con l'elettrostimolatore. Quindi in tutta la fase del passo in cui l'arto non appoggia, okay? è la fase in cui uno è appoggiato dall'altra parte, cosa succede? Nel momento esatto in cui io... Stacco il piede da terra, quindi sostanzialmente in questa eh, fase io stacco il piede da terra. Eh, L'elettrostimolatore sa che per tutta quella fase di volo, se, eh, un paziente, appunto, che avrebbe un problema di drop foot, quindi di piede eh, ciondolante, parte questa stimolazione che fa contrarre i muscoli peronei e tibiale. Per mantenere il piede alzato fino a che io non riappoggio il tallone per iniziare quel ciclo del passo. Ehm, per farvi capire, perché vi ho detto che è importante eh, il fatto che vada a stimolare l'innervazione. Perché i pazienti idonei a questo tipo di, eh, di ausilio sono solo ed esclusivamente i pazienti cosiddetti centrali, cioè pazienti che hanno un problema di piede cadente derivante da un problema centrale, al sistema nervoso centrale. Per capirci, queste cinque patologie sono le cinque patologie eh, generalmente che possono causare un problema di piede cadente e sono patologie del primo motoneurone, quindi considerate centrali perché altre patologie, come ad esempio la charcot marie non è eh, idoneo, perché in quel caso il piede cadente è derivante da una lesione eh, del nervo periferico. Okay? Ehm, senza, ripeto, anche tediarvi troppo sull'argomento, è fondamentale questa, questa cosa perché nel momento in cui la lesione è centrale e invece il nervo periferico è intatto, io riesco a far contrarre un muscolo con una stimolazione molto molto bassa e allora diventa una cosa sostenibile anche nel cammino, anche durante tutta la giornata, anche in riabilitazione. Okay? Eh, ci sono stimolazioni anche periferiche, ma per far contrarre un muscolo senza toccare il nervo perché è lesionato eh, servono delle correnti molto molto più alte per riuscire a produrre il movimento, che non sono sostenibili nel passo. In questo caso, ad esempio, sul pediatrico, eh, nei casi di paralisi cerebrale infantile, sono comunque lesioni centrali, quindi eh, possono essere tranquillamente utilizzate: o esiti di stroke, lesioni midollari, traumi cranici, sclerosi multipla. Questi sono i 5 casi. Le controindicazioni fondamentali sono: non devono essere pazienti portatori di pacemaker, defibrillatori o qualsiasi altro impianto elettrico cardiaco, non ci deve essere un impianto metallico direttamente sotto gli elettrodi: cioè l'elettrostimolatore si mette sotto al ginocchio quindi in quella zona lì praticamente non ci devono essere so, protesi metalliche o, o cose del genere non ci devono essere eh, masse cancerose presenti sospette affetto e non ci devono essere fratture o lussazioni queste sono le controindicazioni principali poi ci sono una serie di precauzioni ok? Nelle precauzioni ci sono una serie di condizioni per le quali non è stata eh, diciamo così provata eh, la negatività del, del, dell'ausilio dell'elettrostimolatore, ma sono tutte situazioni particolari. Ad esempio, vedete in questo caso eh, avere prudenza in caso di sospetto diagnosticato problema cardiaco o epilessia. Non c'è nessuno studio che dimostri che l'elettrostimolazione funzionale faccia peggiorare, aggravare un problema di epilessia, ma sono tutte situazioni in cui sicuramente ci deve essere un equip clinica, un medico, un cardiologo chi, per lui che vada a dire, ok, in questo caso si può utilizzare. Ok, quindi questo è eh, praticamente quello che fa il gambale, ok? Molto, molto semplicemente. Ora, eh, il cosciale lascià vi volevo far vedere, praticamente, questi sono i vari componenti, cioè... Eh, se rimaniamo in ambito pediatrico, considerate che c'è solo ed esclusivamente il gambale, non c'è il cosciale, eh, ed è questo: questo qui è il gambale praticamente small, quello per età pediatrica. Il dispositivo di programmazione è un dispositivo che non ha il paziente o chi per lui, ma chi gli applica questo tipo di dispositivo. Eh, poi ci sono opzionali: il sensore del piede, il telecomando, ma quello. Mh, un altro discorso il gambale è fatto in questo modo quindi è una fascia imbottita con l'elettrostimolatore okay? anche qui sta molto bene sotto il pantalone non è particolarmente ingombrante eh, questo scorro avanti ok. questo è il dispositivo di programmazione che appunto ha il tecnico certificato per applicarlo eh, volevo farvi vedere esatto quindi nella scelta della configurazione in ambito pediatrico esiste il gambale small, leggermente diverso dal gambale d'adulto, eh, eventualmente. Se poi ci sono circonferenze più ampie, si può utilizzare anche il gambale d'adulto eh, sul bambino, nel senso bisogna vedere ovviamente l'età e la circonferenza principalmente del, del polpaccio. Eh, questo lo salto, volevo farvi vedere principalmente. Ok, questo può essere un po' una, una tabella di confronto, ad esempio, con un'ortesi. Cioè, eh, principalmente la, il sistema FES, in questo caso è un sistema che si chiama L300 Go, ehm, ha vari pro e contro rispetto all'ortesi. Okay? In generale, eh, sul prezzo, ad esempio, mentre un'ortesi può essere in linea di massima prescrivibile o al massimo con integrazione eh, sul paziente, i sistemi FES sono totalmente a carico del paziente. Nel nomenclatore tariffario italiano non esistono diciture riguardanti l'elettrostimolazione funzionale, quindi eh, non c'è proprio modo di eh, diciamo così, ricondurlo a una codifica. Detto questo, eh, ci sono stati casi di pazienti che hanno ottenuto l'elettrostimolatore che ha un costo all'incirca tra i 4.000 e i 5.000 euro. Ehm, sono riusciti ad averlo tramite l'ASL, totalmente tramite extratarifaria sono casi isolati eh, non possiamo certo dire che è la norma per quanto riguarda l'ingombro e la vestibilità eh, il principale vantaggio dell'elettrostimolatore che appunto io ho questa fascia sotto al ginocchio posso usarla da scalzo anche in casa posso usarlo con le ciabatte posso usarlo con qualsiasi calzatura eh, io voglia a meno che ovviamente non sia bisogno di una correzione del piede ma eh, se pensiamo solo ed esclusivamente al eh, problema del piede cadente per quanto riguarda l'ingombro sicuramente eh, è nettamente meno ingombrante rispetto a un'ortesi che necessita quasi sempre o di una calzatura su misura o da tutt'ora la funzionalità, l'elettrostimolatore eh, manda diciamo così la, la leggerissima scarica elettrica solo ed esclusivamente nella fase del passo che serve quindi, eh, mentre il tutore io ce l'ho sostanzialmente in tutta la fase del passo, anche quando il tutore in realtà non serve. Okay? Eh, quindi è eh, specifico e può essere anche inserito nel percorso riabilitativo. Perché eh, la, cosa, la, cosa, la differenza principale rispetto al tutore è qual è se con il tutore io riesco a correggere esternamente eh, una posizione del piede, una dinamicità del piede. In questo caso io lo faccio ugualmente, ma sfruttando la muscolatura presente, che è una muscolatura attiva, ma che il paziente non riesce ad attivare. Quindi in realtà la stessa correzione, la stessa funzionalità del tutore riesco a, riesco a replicarla sfruttando eh, le funzionalità del corpo umano. Quindi quei muscoli che piano piano io poi tenderei magari a non utilizzare, continuo ad utilizzarli. Quindi è come se fosse una riabilitazione continua anche. Il paziente può inoltre eh, variare leggermente alcuni parametri. Perché? Perché la stimolazione può essere percepita in maniera leggermente diversa da giorno a giorno, soprattutto per quella che è la sensibilità soggettiva. Quindi esiste la possibilità di fare qualche leggera modifica, non tantissimo, ma qualche leggera modifica per eh, variare, appunto anche semplicemente nella stessa arco della giornata tra mattina e sera, in base a quanto sono stanco o meno. Okay? Anche questo può essere una caratteristica. Ovviamente l'autonomia del dispositivo, in questo caso è vincolata alla batteria, si mette sotto carica, ma tanto ormai qualsiasi cosa eh, si ha in casa eh, ha una carica da effettuare. E in teoria l'ortesi la posso utilizzare potenzialmente anche 24 ore al giorno, ovviamente usurando poi le parti di imbottitura e così via. Uh, per farvi capire, perché se no non è semplicissimo, volevo farvi vedere un video. Vediamo se ci riusciamo. Magari annulliamo anche qui l'audio. Allora, questo è come vi dicevo un bimbo con paralisi cerebrale infantile. Questo primo video è solo per farvi capire cosa si intende quando vi parlo di eh, dorsiflettere il piede stimolando un muscolo. Vedete che il piede si alza nel momento in cui la terapista sostanzialmente accende la stimolazione. E questa è una stimolazione statica che si fa all'inizio per andare a, ehm, a gestire le varie regolazioni. Okay? Poi nel cammino... Come si attiva? Allora, questo è il cammino, ad esempio, con un problema quindi di drop foot, come vedete, cioè il piede, quel piedino quando fa il passo non si alza. Con l'L300 Go, quindi questo sistema di elettrostimolazione funzionale, vedete che sotto al ginocchio è posizionata la fascia e nel momento esatto in cui lui eh, stacca il tallone dal suolo, parte la stimolazione, i muscoli si contraggono e alzano il piede. ok? Allora, in generale, sull'elettrostimolazione funzionale vi posso dire che, ad esempio, eh, sul, sull'adulto abbiamo avuto tante esperienze, eh, abbiamo applicato veramente tanto. Sul bambino è un po' come quello che vi dicevo prima, relativamente alla fibra di carbonio, c'è sempre un po' di eh, ritrosia, mh, in parte per il prezzo, in parte per eh, il fatto di andare a comunque a mettere una lievissima scarica elettrica su un bambino c'è sempre un po' di eh, ripeto diffidenza più che altro. Eh, in realtà all'estero, ad esempio, in Germania, noi vediamo che questa diffidenza non c'è, viene applicata eh, abbastanza in larga misura. Eh, in Italia abbiamo fatto qualche applicazione su, su, in ambito pediatrico, qualche prova perlomeno. Eh, una cosa positiva di questo tipo di sistema è ad esempio la prova, cioè rispetto all'ortesi che viene realizzata su misura, servono i suoi adattamenti e così via, questa è un'ortesi che eh, si può provare, quindi a differenza di qualsiasi ortesi su misura, questa si può provare in maniera molto molto semplice nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora ho già fatto una prova. Okay? nel senso che ovviamente sono dei gambali che non è che vengono realizzati su misura, sono standard, quella che è la personalizzazione viene fatta tramite il dispositivo di programmazione e viene fatta dal tecnico certificato in quel momento e quindi si può provare, ripeto, in maniera molto molto semplice, veloce e la prova è a costo zero. Mm, direi che... C'è so che abbiamo finita esatto. Sì, direi che, che siamo arrivati anche noi alla, alla fine del, del tempo disponibile. Noi abbiamo però alcune domande per te Marco perché eh, sicuramente è un, un sistema nuovo rispetto a quelli che conosciamo normalmente. Ora, ti chiedo alcune cose che appunto leggevo adesso in diretta dal, dalla chat. Rispetto, sappiamo che è un dispositivo pediatrico, quindi studiato appositamente eh, per i bambini, però rispetto al tema del colore, di quanto il bambino sia disposto a tollerare. Sì. Un, un sistema del genere chiedono è simile all'elettrostimolazione funzionale che si prova nel, nei centri di riabilitazione quel tipo di, di effetto, o è qualcosa che invece è più invasivo, più fastidioso per il bambino? No, è simile a quello che si prova in centri di riabilitazione. Anzi, ehm, c'è diciamo così, tutta un'esperienza legata. Ehm, faccio una piccola premessa: Bioness è un'azienda americana che produce elettromedicali da sempre. Eh, da, qualche, da un paio d'anni Ottobock ha avviato una collaborazione ed è distributore esclusivo di Binance eh, per, per capirci: in generale, gli elettrostimolatori eh, hanno un'interfaccia verso il corpo umano che è l'elettrodo vero e proprio. In questo caso, l'elettrodo, ad esempio, più utilizzato sono elettrodi. Lo faccio vedere: sono elettrodi in tessuto. Okay? Eh, questo tessuto mh, è un cotone praticamente e ha vari vantaggi prima di tutto il vantaggio che non, ehm, non è particolarmente sensibile al tipo di cute, cioè cute grassa, cute secca o così via, quindi è abbastanza da, da fruibile eh, da chiunque. E poi è molto comodo perché in realtà avendo delle zone, eh, queste come se fossero ad esempio le due, eh, le due aree, polo positivo e il polo negativo, ha delle aree abbastanza ampie, ok? Questo rende la stimolazione probabilmente un po' meno precisa se uno andasse a fare un'analisi, una, un eh, un'elettromiografia di superficie, ma allo stesso tempo si ottiene il risultato che si vuole eh, andando a stimolare in un'area un po' più ampia, quindi senza localizzare la stimolazione in un punto preciso che diventerebbe fastidioso. Sì. Quindi, comunque, anche la prova che dicevamo. Di solito noi piano piano partiamo, l'iter qual è? Io parto da zero con i milliampere, piano piano mi alzo finché non vedo il piede muovere. Nel momento in cui il paziente mi dice, eh, mi fa intendere che ha fastidio, ovviamente ci fermiamo e la prova, diciamo così, finisce lì. Okay? C'è da considerare anche un'altra cosa. Nel, sulla prova statica, cioè quando io, il bimbo, o il paziente adulto è seduto e io glielo applico la prima volta, ogni mia energia e pensiero è concentrata su quello. Magari arrivo a 15 mA e sento fastidio. In realtà non mi è mai capitato sì. fino adesso sì. di dover abbassare nel tempo, nel senso che di solito poi quando io cammino e penso ad altro, in realtà sono tutte eh, sensazioni che vengono supportate molto agevolmente. È più probabile che mi venga richiesto nel tempo di riregolarlo alzando leggermente che il contrario. E il dispositivo di programmazione è qualcosa che non viene dato alla famiglia no. ma resta al, al tecnico? Sì, al, resta al tecnico. Considerate che comunque tramite... Adesso io qui ho quello d'adulto per farvi capire, però il concetto è lo stesso. Praticamente ha due pulsanti più e meno, ok? Eh, io con questi due pulsanti più e meno posso tranquillamente alzare o abbassare l'intensità di stimolazione di qualche milliampere quindi comunque quello che dicevo prima, cioè è comunque eh, gestibile dal paziente, se sento troppo, diciamo così, quel giorno mi dà particolarmente fastidio o magari la regolazione era da rivedere in attesa, comunque è gestibile eh, da questo punto di vista dal paziente. In più esiste anche un'applicazione scaricabile sulla, sullo smartphone eh, che si collega via Bluetooth e con la quale si può regolare l'intensità di stimolazione. Sui, sui rischi, eh, no, sappiamo che buona parte dei nostri bambini, non tutti sicuramente, ma sviluppano epilessia. Quindi, eh, rispetto alla, alle controindicazioni che hai dato, hai sì. no? accennato anche a, a questo tema. Uh, poi ci sono stati dei medici che uh, hanno dato parere negativo rispetto all'utilizzo su, su bambini epilettici, esistono studi in questo? Allora, in generale, ehm, nel, nei casi in cui ci sia già una presenza conclamata di, di, di casi di epilessia e così via, di solito si tende a evitare l'utilizzo, ok? Quello che sicuramente possiamo dire è che spesso ovviamente è per precauzione, ma non ci sono effettivamente eh, le, delle evidenze cliniche che possano dire che la trasformazione possa peggiorare questo tipo di eh, situazioni. situazione eh. locale, no? Sì. Soprattutto su una stimolazione locale, sì, sì, che... eh, locale no? infatti, ah, faccio un esempio: sull'adulto, ad esempio, una delle precauzioni è anche la gravidanza. Ad esempio, esatto. non c'è ovviamente nessun tipo di studio clinico che dimostri che, è, che possa diciamo così, nuocere eh, in fase di gravidanza. Sono tutte situazioni particolari in cui è bene, diciamo così, magari coinvolgere non solo il fisiatra, ma anche qualche altro specialista del settore che possa dire anche eventualmente, guarda, tanto è una, una scarica minima elettrica ed è periferica, quindi tranquillamente lo potete usare. E su forme diverse di paralisi cerebrale penso a... Uh, Stimolazioni su forme atassiche o su forme in cui magari ci sono già dei disturbi legati al movimento? È mai stato provato? No, stato... che io sappiano, mm, che io sappiano. È ovvio che anche questo un po' come il discorso dei tutori: eh, più la situazione è flaccida, ad esempio, meglio funziona, ovviamente. Eh, anche sul discorso della spasticità e dell'ipertono ci sono opinioni contrastanti a riguardo c'è chi dice che in realtà facilita il rilassamento degli antagonisti e c'è chi dice che in realtà gli antagonisti vengono delle due eh, sviluppati maggiormente quindi eh, anche su quello ripeto ci sono opinioni contrastanti Va bene, direi che il, eh, il limite più grande ad oggi è comunque il prezzo quindi la, Sì, ripeto, l'unica cosa utilizzarlo in ambito prescrizione. Sì, 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 sì. L'unica cosa, ripeto, è la, la facilità della prova, quello in generale se uno volesse levarsi un dubbio o comunque chiedere rispetto appunto a un tutore che si deve costruire, sì. questo sostanzialmente è già fatto, quindi basta applicarlo, fare una minima regolazione, e una prova si riesce a fare abbastanza agevolmente. E poi rimane eh, in testa la famiglia per 15 giorni. Eventualmente, se uno è interessato all'acquisto, si fa lasciare una cauzione sostanzialmente eh, di 200-250 euro, se non mi ricordo male, e per 15 giorni possono provarlo gratuitamente. Un'ultimissima domanda. Eh, ti è mai capitato di applicarlo su forme di distonia, quindi dove di nuovo disturbi... Legati al movimento e aver visto un effetto o uh, magari anche su questo? Allora, non mi è capitato che... personalmente. Eh, in generale, ehm, eh, vi dico, ci sono, sul, ci sono ho trovato comunque anche del, degli articoli scientifici sull'applicazione dell'elettroctimolazione in ambito pediatrico. Eh, che vi, magari dopo vi giro via mail eventualmente sì, se volete sì, sì. condividere Ci eh, sicuramente comunque rispetto ad altre cose ehm, l'elettrostimolazione funzionale esiste da 30 anni circa ok anche di più probabilmente per cui in realtà c'è del lavoro dietro per cui si riesce ad avere qualche diciamo così informazione in più anche dal mondo dell'informazione dell eh, medica sì, forse su, su altri paesi, no? Dove la Germania o gli Stati Uniti. Va bene, Marco, abbiamo sforato il tempo, ma perché ti abbiamo chiesto noi tanti. Sì, tanti no, anch'io sono stato eventi. un po' lungo. <ride> Ti, ti ringraziamo perché è stato sicuramente molto interessante. Salutiamo te, salutiamo tutte le nostre famiglie in ascolto e poi ci diamo appuntamento oggi pomeriggio alle 4 in cui inizierà proprio la, la maratona Z Med Live Fight the Stroke. Grazie ancora Marco. Niente, a, grazie a voi.